Ottava assemblea elettiva interprovinciale di CIA Puglia Area 2 Mari Taranto Brindisi lunedì 14 marzo nell'auditorium Stella Maris di Castellaneta Marina Pietro De Padova è stato riconfermato presidente. Conferme anche per Gian Nicola D'Amico nel ruolo di vicepresidente e per Vito Rubino nel ruolo di direttore. Oltre ai numerosi delegati di Taranto e Brindisi erano presenti il direttore nazionale CIA Claudia Merlino, il direttore regionale Danilo Lolatte e il presidente della provincia di Taranto, nonché sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti. Prima di dare inizio ai lavori, l'intera assemblea ha ricordato con un toccante minuto di raccoglimento il presidente di CIA Puglia Raffaele Carrabba, venuto a mancare pochi giorni fa. La giornata è estremamente positiva per la CIA Due Mari, che nella sua assemblea elettiva ha parlato dei problemi concreti dell'agricoltura delle province di Brindisi e Taranto, ma anche dell'intera Puglia, si è confrontata con gli agricoltori, ha interloquito con le istituzioni ad alto livello come il presidente della provincia di Taranto e ha visto la partecipazione anche del direttore generale della CIA, che ha tracciato il futuro della CIA nazionale in termini di azioni e di politica sindacale. Abbiamo riconfermato tutti gli organi dirigenti, a conferma che il lavoro fatto in questi anni è stato positivo. Adesso ci accingiamo a svolgere le assemblee nelle altre province per poi convergere verso l'assemblea regionale e nazionale. È una giornata importante, l'assemblea di CIA Due Mari è una realtà per noi fondamentale e strategica per l'agricoltura in generale e per CIA in particolare. Qui ci sono produzioni di eccellenza a partire dall'olio, ma tante altre, anche l'ortofrutta. È un settore attenzionato dalla Confederazione, dove siamo molto rappresentativi, e sicuramente in questa fase molto critica è un settore che avrà bisogno sempre di più di investimenti e di capire che il nostro settore dell'olio ha bisogno sempre di più di essere ammodernizzato e poter usufruire delle risorse che verranno dall'Europa. Certamente è un momento complicato per tutti noi, i costi sono molto alti, le produzioni cominciano a essere in sofferenza e la Confederazione è presente qui e in altri momenti in futuro per garantire alla nostra agricoltura di poter continuare a produrre. Si apre secondo me una nuova fase che accelera secondo me tutto quello che c'è sul tavolo, dalle energie alle biomasse, all'approvvigionamento idrico, all'approvvigionamento anche delle derrate alimentari, sia quelle per consumo umano ma anche per il consumo zootecnico, che sta diventando abbastanza serio. Quindi secondo me da una parte c'è il problema guerra, che sembra lontano ma c'è molto vicino, e bisogna accelerare tutti quei processi di cambiamento che ci eravamo dati in un periodo temporale di 10-20 anni, secondo me in 4-5 anni si deve risolvere. Ed oggi avere un'organizzazione forte, un'organizzazione fatta da persone concrete, da imprenditori che vogliono raggiungere quegli obiettivi, diventa strategico.